Benvenuti al canale Hippocamper. Oggi, dopo il video della scelta sul gommone, vi parlo di come scegliere il motore per la propulsione. Eccoci qua anche oggi per la rubrica Tech Contour che ci siamo inventati la scorsa volta nel video delle 10, dei 10 consigli sui frigoriferi. E dopo il video sulla scelta del gommone, ve lo metto qui in alto, mi è venuto in mente di darvi l'idea di come scegliere il motore, la propulsione per il nostro gommone. Innanzitutto, se consideriamo che il nostro gommone è intorno ai 340, 330, 340, sullo specchio di poppa c'è l'indicazione della massima potenza installabile, che sarà massimo sicuramente intorno ai 20 cavalli, quindi possiamo variare dai 10 ai 20 cavalli. Io in realtà 20 cavalli inizia a diventare un motore piuttosto impegnativo, piuttosto pesante, poi dipende appunto dalla scelta che faremo, però insomma ecco, vi consiglio intorno al 15 cavalli. Io ho fatto questo tipo di scelta. Sullo specchio di poppa c'è anche l'indicazione delle massime persone, il massimo carico, quindi massime persone trasportabili. Nel mio caso non sono 6, ma vi consiglio su un gommone del genere intorno ai 4 persone, 2 adulti e 2 bambini tendenzialmente, perché poi la quantità di materiale, di oggetti che ci portiamo appresso è sempre troppo poca ed è sempre troppa, e quindi abbiamo sempre tantissimo peso in più che potremmo sicuramente evitare, ma che comunque non possiamo prescindere. Quali sono le caratteristiche che dobbiamo scegliere per avere un motore che sia con una buona propulsione, però non sia molto faticoso da dover gestire? Ecco, questa è la cosa principale secondo me. Quando siamo in camper abbiamo, come al solito lo sappiamo, sempre problemi di peso, e la cosa importante è avere quindi un motore leggero. Motore leggero non può essere che un due tempi. Due tempi, io ho scelto uno Yamaha 15 cavalli, che è veramente un gioiellino, ha due cilindri, non mi ha mai dato un problema. Adesso non lo voglio dire troppo forte, ma insomma è un motore veramente ottimo, e vi consiglio proprio questo tipo di taglia, dai 10 ai 15 cavalli, non di più perché diventa eccessivo, di meno iniziamo ad avere difficoltà nella planata, quindi insomma questa secondo me è una scelta giusta. Qual è il vantaggio di questo motore? Quindi abbiamo detto quello sicuramente della leggerezza, questo è il maggior vantaggio che ha. Gli svantaggi ce ne sono, gli svantaggi è uno svantaggio relativo ai consumi, quindi consuma di più, inquina di più, è un po' più rumoroso, però considerate che pesa praticamente 0,8, 0,7, diciamo un terzo, sì, un buon terzo meno di un motore a quattro tempi. Può essere posizionato poi in qualsiasi posizione. Io in questo momento l'ho posizionato così, lo trasporto in maniera verticale, ed è proprio questo di cui vi voglio parlare, ovvero la cosa più importante, al di là della scelta vera e propria che comunque abbiamo dai 10 ai 15 cavalli. Come ho posizionato il motore, qual è il supporto che mi sono autocostruito, e devo dire, visto che di questo sono particolarmente orgoglioso, vorrei condividere con voi. Adesso l'andiamo quindi a levare, vediamo gli alamari, questi qui, e poi lo analizziamo un po' nelle parti, nei dettagli. Ho levato il motore e vi faccio vedere quali sono i componenti che ho utilizzato per il fissaggio. Allora, innanzitutto ho realizzato una piastra 30-30 da poter, con 6 fori da poter attaccare alla parete. La parete è stata attaccata, è stata avvitata ed incollata nella parte posteriore. Sulla parte posteriore ho messo 4 prigionieri. I prigionieri adesso ve li vado a smontare, perché servono per tenere. Ecco qua. Allora, come vedete, ho messo 4 prigionieri posizionati in questo modo. In realtà non sono orizzontali, perché prima di tutto ho realizzato una piastra 20-20, eccola, con 4 fori alle estremità, molto un pochino più ampi. Questi sono M8, questi sono da 10, i fori sono da 10, in modo da poterci avere un po' di possibilità di muoverla. E poi ho fatto saldare a misura
con un certo angolo, ve lo faccio vedere qui, inclinatolo, ok, lo vedete? Inclinato due tubolari, in realtà è una U, qui, di tubolari 30-30, o forse 25-25, non ricordo più, ormai è passato tanto tempo, 25-25 diciamo, e nella parte superiore poi ci ho applicato questa lamiera mandorlata rivettata in modo che diventa un pezzo unico. In realtà dentro, per evitare la deformazione, c'è anche un supporto in, in legno, ok? Quindi come fa, come va montata la piastra? Non va fatto nient'altro che inserita all'interno e poi logicamente con la rondellina, eccola qua, la rondellina e il bulloncino, noi abbiamo praticamente questo supporto che è veramente molto stabile e praticamente simula lo specchio di poppa. L'inclinazione viene data, va calcolata logicamente in base al tipo di motore che avete, a quanto è inclinato il motore, chiaramente nella posizione diciamo verticale, quindi in realtà l'inclinazione dipende appunto da come posizionate il motore e nel gommone. Quindi questo è un supporto e devo dire è assolutamente cioè ve la consiglio perché è incredibile. Ma passiamo al pezzo forte, perché il pezzo forte non è questo, ma è questo che vi farò vedere adesso. Ed eccolo qua, questo è veramente il pezzo forte, cioè che cos'è? È il componente, sempre una piastra 20-20 su cui ho fatto saldare una specie di tetto rovesciato aperto da un lato, quindi una V di metallo chiusa al fondo e posizionata al centro. Questa vi posso assicurare, ragazzi, che è la, diciamo l'uovo di Colombo, il punto, la svolta per poter posizionare anche il motore, perché in questo punto qua si infila il piede del motore, quindi si inserisce il piede e ci fa da riferimento, e quindi una volta inserito nella parte posteriore va a toccare, si ferma e possiamo traslarlo e alzarlo il motore in modo da poterlo far agganciare nella parte superiore. Ovviamente la prima cosa da montare è questo, quindi prima si installa in posizione la piastra di base e poi la parte superiore si mette a misura, perché logicamente il piede può essere più o meno alto e si mette quindi il motore in verticale, si agganciano gli alamari nella parte mandorlata che vi ho fatto vedere prima, si appoggia alla parete e si stabilisce un po' sia un po' la distanza in orizzontale e in verticale. E questa è la parte veramente importante, considerate questa appunto è una piastra 20-20, questo supportino è circa 6 cm per 6, la loro angolazione relativa sarà intorno a circa 40, un po' meno di 45 gradi, fissato in fondo, sarà un 35 gradi e poi fissato, saldato in fondo. Questo kit vi posso assicurare che vi garantisce soprattutto una cosa che io non pensavo, perché essendo questa la parte terminale orizzontale, fa in modo pure che il motore, una volta fissato, non si muova, non ruoti attorno al proprio asse. E questa è una cosa che, devo dire la verità, sinceramente non la pensavo neanch'io, e invece proprio quello che succede. Quindi il motore è veramente molto stabile, lo potete tranquillamente trasportare in piena sicurezza, ve lo posso assolutamente garantire. Quindi questa qui è la scelta che ho fatto per il motore, dei piccoli consigli, ma la cosa importante secondo me è proprio il valore aggiunto di questo video, è proprio questa idea che ormai ho avuto 4-5 anni fa, l'ho messa in pratica e testata e ritestata tantissime volte. Come vedete qua, se sicuramente l'ho fatto passare a polvere, l'ho fatto verniciare a polvere, ma logicamente la salsedine è talmente forte che scolando praticamente si mangia tutto. Ogni anno gli faccio ridare, quest'anno no, ma ogni anno gli faccio ridare una riverniciata, una rinfrescata, ma insomma chiaramente poi la natura diciamo vince. Aspettate un attimo, ho staccato il microfono, ecco, diciamo che la natura prima o poi vince. Comunque, al di là di quello, credo che per questo video sia tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere gli ulteriori video che metteremo online sul canale. Come al solito, da Gavdos, ci vediamo alla prossima.